cantautrice, viene dalla provincia di Avellino e si chiama Maria Luisa De Prisco. La ronda nel quartiere sonda che non c'è da bere. Gaetano sta di casa qua con la bocca chiusa e le spalle contro il muro perché questo mondo è duro. Ah, non viene bene con me, si fa coi fiori. A volte pretendiamo di essere chiamati signori. Che sì, chi vuole essere lieto sì. Forza e coraggio, hai bisogno d'abbraccio. Parla poco e lascia che sia. Farò io per te la tua via. Non parlare, se parli ricordati che io ho molta più esperienza di te. Che se capi son capi, lo sai, è perché son più bravi di noi. Certo no, perché anch'io come te ho iniziato vendendo del tè. No, bravi poi, immagini solo che metto in scena ogni giorno che sorge.
ascoltare in casa, eh? Sei cresciuta a Bach, Chopin, Bach, Chopin, Beethoven. Sì, sono cresciuta così, mia sorella e mio fratello che insomma mettevano sotto d'occhio un pochino. E poi tu invece hai studiato canto? Sì, ho studiato canto, poi ho anche lasciato perché insomma il canto lirico non era proprio la mia strada, quindi hai preso altre strade? Ho preso altre strade. E vedo sempre lì dove ci sono Calabrese Reverberi, una colonna della discografia di tanti tanti anni, discografia italiana, Lilli Greco. Ti chiedo che altro una riflessione, mi veniva adesso una riflessione. Quando pensi ai fatti tuoi, ci saranno dei momenti che pensi ai fatti tuoi? Parecchi. Che iniziamo allora, c'ero io il pensiero. E ti viene a pensare che quello che stai facendo è una bella avventura da vivere, oppure l'inizio di una carriera che può essere anche durissima? Che domanda, no? Affaracci due. Beh, in realtà i pensieri insomma sono sempre così statici, quindi mi capita di pensare un giorno che è una bellissima avventura, altre volte di sentire, no, una vocina dentro che ti dice è l'inizio di qualcosa di importante e di difficile da affrontare, quindi alterno questi momenti, questi pensieri diversi, e poi insomma fanno parte così del gioco. Esatto, esatto. Grazie Lilli Greco. Grazie. Grazie a me.